Buonasera edizione serale del primo maggio. Apriamo parlando della grande manifestazione che si è tenuta a Portella della Ginestra, la segretaria del PD Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Conte a Piana degli Albanesi nel Palermitano per commemorare la strage eh, di Portella. La manifestazione organizzata dalla CGL è stata l'occasione per parlare di lotta contro la uh, precarietà, salario minima e sicurezza sul lavoro. Sentiamo Luca Licata. È una giornata di lotta contro il lavoro povero, contro il lavoro precario e anche per la sicurezza sul lavoro perché non è possibile in Italia continuare a morire di lavoro o di stage. Quindi siamo qui per questo, a Portella della Ginestra in memoria di una strage di contadini e contadini che lottavano per il lavoro e per il pane. Anche quest'anno, come l'anno scorso, la segretaria del PD Elishlein ha preso parte al corteo di Portella della Ginestra, luogo nel quale si commemora la strage avvenuta il primo maggio del 1947 in cui furono trucidati. 11 lavoratori, tra braccianti e contadini. Come tradizione la manifestazione organizzata dalla CGL il giorno della festa dei lavoratori è iniziata con la deposizione al cimitero di Piana di una corona di fiori nella cappella dove riposano le vittime dell'eccidio. È una giornata di lotta, ha detto la segretaria Dem, ci stiamo battendo per la qualità del lavoro. È una giornata a fianco di lavoratrici e lavoratori che vogliono migliorare le proprie condizioni materiali che sono peggiorate in quest'anno anche a causa delle scelte fatte dal governo Meloni che esattamente un anno fa sceglieva di aumentare la precarietà in Italia. Siamo qui anche a rilanciare la battaglia sul salario minimo che Giorgia Meloni continua a ostacolare, nonostante la giornata di pioggia. Grande affluenza al corteo partito stamattina dalla casa del popolo di Piana degli Albanesi. I manifestanti hanno percorso le stradine in salita del paese per raggiungere il pianolo di Portella. Partecipazione straordinaria anche... Con questa pioggia stamattina del popolo della sinistra siciliana e non solo, la presenza anche della nostra segretaria nazionale è particolarmente evocativa. Per il movimento sindacale italiano, Portella della Ginestra è l'altare laico dei lavoratori e delle lavoratrici. E allo stesso tempo è un luogo in cui non solo commemoriamo i morti, ma assumiamo l'impegno ogni anno di continuare l'iniziativa e la lotta per i diritti delle persone. Presente a Portella della Ginestra anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il leader pentastellato ha firmato il referendum della CGL contro il Jobs Act. Accurati i controlli delle forze dell'ordine nella giornata del primo maggio, particolare attenzione nella zona della playa eh, dove eh, in serata sono in programma numerose convention musicali. Sentiamo. Una giornata quella odierna tradizionalmente caratterizzata da intenso traffico e afflusso turistico nelle varie località per la gita fuori porta. E poi nel pomeriggio sera tanti eventi musicali, organizzati anche nelle strutture del litorale della Playa della Scogliera. Tanta gente in giro. Malgrado le condizioni meteo non ottimali in questo primo maggio, la Questura di Catania ha predisposto un servizio di ordine pubblico con particolare intensificazione dei servizi di controllo del territorio per assicurare ordine e sicurezza pubblica, contrastando e prevenendo la criminalità diffusa in ogni sua forma. Vari posti di blocco lungo il litorale, con l'ausilio anche di un controllo dall'alto affidato agli elicotteri, i servizi di polizia si protrarranno per tutta la giornata anche in orario serale e notturno. Scendono in campo anche tutte le specialità della Polizia di Stato ehm, attraverso il, il reparto a cavallo, le squadre dei cinofili per i controlli antidroga eh, lungo le strade appunto del viale Kennedy e soprattutto gli occhi della Polizia di Stato oggi sono quelli anche dell'elicottero che sorvolerà eh, tutto il litorale nel corso della giornata. Il controllo e monitoraggio del territorio sarà esteso anche alle aree particolarmente affollate dove si concentrano il maggior numero di esercizi commerciali nelle principali aree verde cittadine. Al Lungomare, al Boschetto della Praia e in altri luoghi di ritrovo. La stradale attuerà nelle strade urbane ed extraurbane che comunque accedono e adducono a, queste, a questa zona sicuramente dei servizi anche per il controllo dell'alcol test e il drug test. Non tralasceremo ovviamente i servizi in città dove i turisti sono numerosi e, e quindi ci saranno dei presidi lungo le strade del centro storico e anche alla Villa Bellini. E nella giornata odierna da Cereale il concertone, 12 ore consecutive eh, di eh, musica in occasione della festa dei lavoratori sul palco di Piazza Duomo, da mezzogiorno a mezzanotte, esibizioni live con artisti siciliani e non. Vediamo Salvo Cutuli. Il concertone del primo maggio, festa dei lavoratori e chiusura della parentesi primaverile della festa dei fiori e del cereale ha richiamato la folla delle grandi occasioni. Da mezzogiorno a mezzanotte, sul rodato modello della manifestazione romana del Circo Massimo, sul palco di piazza Duomo, artisti e gruppi solani, gran finale con la banda Bardot. A chiudere la giornata celebrativa, diverse le band, rigorosamente dal vivo e DJ set. Dal pomeriggio si sono alternati nell'ordine gli smoking Blue reggae, i brigantini, nelle immagini Cubeta, Cube i Lautari e i Toscani della banda Bardot dono al grande pubblico per aver partecipato ad un'edizione del Festival di Sanremo un esperimento il concerto del primo maggio che potrebbe essere replicato negli anni a venire come appendice alla parata dei Cari Infiorati in concorso e alle tante manifestazioni collegate al calendario delle iniziative di primavera tra concerti, mostre, mercatini e spettacoli di strada in una città sempre più pedonalizzata apprezzata dai visitatori, tante le famiglie presenti e locali pieni Credo che sia un'iniziativa molto bella mi piace come iniziativa, ci voleva, ci voleva. molto bello Sinceramente sto facendo bellissima musica, mi sto divertendo molto. Sì, ottimo concerto, una bella musica di gruppi diciamo, siciliani qui catalesi, un bel concerto, un bel primo maggio. La formula del concerto del primo maggio ha l'obiettivo di attrarre i visitatori e muovere l'economia ricettiva della città in vista della stagione estiva, spiega il primo cittadino. Una, una settimana di bellezza in una città che è straordinaria, che va sempre più curata, con un centro storico e una pedanalizzazione che va sicuramente allargata, avremo tempo per discutere, avremo tempo per realizzare parcheggi e per eh, completare quella visione che ci siamo prefissati in campagna elettorale. La pagina politica da oggi i deputati regionali siciliani potranno chiedere solo un congedo al mese in occasione di votazione all'Ars. In caso contrario sanzioni per 180 euro stesso importo anche per le assenze in commissione. L'annuncio nella giornata della festa dei lavoratori da parte del Presidente Gaetano Galvagno. Il provvedimento entra in vigore oggi 1 maggio, un segno di rispetto verso i lavoratori siciliani che spesso svolgono le loro mansioni in condizioni difficili. Questo quanto dichiarato dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno che annuncia anche attraverso un post apparso su Instagram che da oggi i deputati che si assenteranno in occasione delle votazioni in Assemblea regionale siciliana riceveranno una sanzione di 100%. 180 euro e potranno chiedere non più due congedi al mese ma soltanto uno. Da oggi, primo di maggio, i deputati che si assenteranno in occasione di votazioni sia in Assemblea regionale siciliana che nelle commissioni riceveranno una sanzione di 180 euro e potranno chiedere non più due congedi al mese ma soltanto uno. Ho voluto fortemente che questo provvedimento entrasse in vigore proprio nella giornata della festa dei lavoratori, come segno di rispetto verso i siciliani che spesso svolgono le loro mansioni in condizioni difficili o, peggio ancora, non hanno neanche un lavoro. Una decisione, quella di introdurre le sanzioni per gli assenti, che è stata votata all'unanimità in Consiglio di Presidenza. La presenza in aula per l'approvazione di buone leggi è ciò che i cittadini si aspettano da noi, è il minimo che possiamo fare, è un dovere. Voglio ricordare che questa decisione delle sanzioni è stata votata all'unanimità in Consiglio di Presidenza, a conferma della volontà di intraprendere un'azione di rigore che è di tutte le forze politiche dell'assemblea regionale siciliana. Credo sia un bel segnale che diventa un atto concreto in un giorno che è ricco di significato. Cateno De Luca resta in ospedale, gli è stata diagnosticata una polmonite. Dopo accertamenti medici è stato riscontrato appunto un caso di polmonite in stato acuto associato ad un significativo stress psicofisico e un eccessivo affaticamento. Attualmente De Luca è sottoposto a un trattamento farmacologico intensivo e che richiede la sua completa concentrazione in un ambiente privo di stress emotivo. Di conseguenza ogni attività che possa causare stati stato emotivo è stata sospesa. Ricordiamo che Cateno De Luca fu colto da malore due giorni fa e ricoverato a Messina. Eh, verrà comunicata la durata prevista della permanenza alla polinica di Messina successivamente state vedendo il video del momento in cui ha accusato il malore al termine di un discorso come state vedendo dalle immagini di riferimento la Procura eh, della Repubblica di Patti ha aperto un'inchiesta per accertare le cause che hanno provocato l'incidente stradale in cui sull'autostrada Messina-Palermo, nei pressi di Brolo, ha perduto la vita il giovane carabiniere palermitano Daniele Breganze. Vediamo, sentiamo Mario Grasso. La Procura di Patti indaga per accertare le motivazioni che hanno provocato il sinistro stradale che lunedì pomeriggio si è registrato nei pressi della Galleria Cipolla tra Brolo e Rocca di Capri Leone, sull'autostrada Palermo-Messina, a perdere la vita il giovane carabiniere Daniele Breganze, 23 anni, in servizio in Calabria, ma che stava per essere trasferito a Palermo, città di origine del militare dell'arma. L'uomo era alla guida della propria autovettura, una Nissan, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un auto articolato che lo procedeva all'imbocco proprio della galleria Siamo in territorio di Brolo in un tratto dell'autostrada in cui insistono alcuni lavori con restringimento della carreggiata. È stata disposta anche l'autopsia, mentre sull'autovettura sono stati trovati gli effetti personali, bagagli del giovane carabiniere che evidentemente li stava trasportando nella sua città natale. Daniele Breganze prestava servizio nella stazione di Arena nei pressi di Vibo Valencia. dal vicino comune di Dasà, il messaggio del sindaco e dell'amministrazione comunale che ricordano come Breganze abbia servito con dedizione la comunità locale. e sono almeno 7 forse 8 le vetture rimaste coinvolte in un maxi tamponamento che si è registrato lungo la tangenziale di Catania. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata in coincidenza dell'asse dei servizi lungo lo snodo che porta a Siracusa. L'impatto tra le auto ha causato diversi feriti. Sul posto si sono portate le ambulanze del 118 insieme con la Polizia Stradale e i vigili del fuoco. Inevitabili una lunga coda di automobili venutasi a creare lungo la carreggiata. Una serata in discoteca senza autorizzazioni, quella bloccata nel tardo pomeriggio del 25 aprile in un vitigno di Zafferana e Tenea nel Catanese dagli agenti della squadra amministrativa della Questura di Catania. L'evento era organizzato in un'area di circa eh, 1000 metri quadri dove 300 persone, dopo aver pagato un biglietto d'ingresso di 10 euro stavano ballando a ritmo di musica trasmessa da una postazione DJ allestita con impianto luci, console e amplificazione. Un evento temporaneo e improvvisato che secondo la questura non rispettava le basilari le norme di sicurezza come ad esempio i cavi poggiati a terra senza le previste coperture e senza alcun certificato della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Gli agenti hanno sospeso l'evento e denunciato l'autorità giudiziaria responsabile per il reato di aperture abusive di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. Elevate contestazioni di natura amministrativa per 8.250 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti sul regolare impiego dei buttafuori. Il comparto dei balneari in apprensione per le recenti contrastanti disposizioni governative. Intanto, l'apertura della stagione è stata fissata per il prossimo 7 giugno, con conclusione eh, l'8 settembre. Le date della stagione balneare 2024 sono state già decise. Inizierà il 7 giugno prossimo per concludersi l'8 settembre 2024. ...ma sul comparto vige al momento una gran confusione... ...con due sentenze quasi in contemporanea... ...che creano incertezza... ...il Consiglio di Stato ha confermato infatti... ...la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge... ...alla 31 dicembre dell'anno scorso... ...obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe... ...invitando a dare immediatamente corso... ...alla procedura di gara per riassegnarle... ...in un contesto realmente concorrenziale... ...una decisione che secondo gli addetti al settore... ...potrebbe avere effetti devastanti sull'occupazione mettendo a repentaglio l'intero comparto e quanti vi sono occupati, un numero che può arrivare sino a 300.000 lavoratori complessivamente. Di contro però Altre deduzioni che bloccherebbero questo stato delle cose. Una schiarita e attesa in tempi brevi, considerando anche che la maggior parte degli stabilimenti balneari hanno già iniziato i lavori di messa in opera delle strutture in vista dell'estate. Ieri ci sono state due sentenze, una del tutte e due, del Consiglio di Stato. La prima, dove il Consiglio di Stato eh, conferma semplicemente quello che sembra detto, nel 2023 si dovrebbe andare a gara. Nell'altra invece eh, afferma che non essendoci i, i requisiti eh, non è possibile andare a gara perché ancora la Corte Costituzionale non si è espressa sugli indennizi. Eh, ad esempio un altro aspetto che davvero non riusciamo a comprendere è come il Consiglio di Stato dia per certo che la risorsa è scarsa, quando invece, eh, invece il governo dopo aver completato la mappatura dice l'esatto contrario. E adesso parliamo di prevenzione incendi a Messina, la campagna Antincendi punta molto sulla collaborazione di cittadini e volontari, questi ultimi adesso hanno anche il potere di intervenire come spiega la Protezione Civile. Vediamo Emergenza incendi in Sicilia, la parola d'ordine è prevenzione. A Messina parte la campagna antincendi 2024 in tutta la zona boschiva. Fondamentale la collaborazione dei cittadini, vere e proprie sentinelle del territorio. Allora il compito della responsabilità che risponderà nell'immediatezza in caso di innesco, la loro tempestività nel comunicare i principi di roghe agli organi preposti di vigilanza e controllo limiterà notevolmente gli effetti del fondo fenomeno che ogni volta devasta ettari ed ettari di distese di terreno. Le misure contenute nell'ordinanza illustrate dal sindaco di Messina Federico Basile, dall'assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli, dal responsabile dell'ispettorato dipartimentale delle foreste di Messina Giovanni Cavallaro, il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina, il dirigente del servizio regionale di protezione civile Bruno Manfre e l'esperto comunale Antonio Rizzi, rappresentanti dell'associazione di volontariato di protezione civile. E quelle ambientaliste. Oggi anche i volontari hanno la possibilità di poter intervenire eh, su piccoli focolai in attività di spegnimento, cosa che fino a qualche anno fa non era possibile. Quindi, questo consente intanto ai volontari di essere presenti, che sono presenti su un territorio dove non ci sono distaccamenti forestali o di Vigili del Fuoco di essere i primi a poter intervenire. Questo è importante. È il, noi abbiamo sul territorio della provincia di Messina oltre 50 squadre con mezzi AIB distribuiti sul su tutto il territorio. Il veliero francese Belem su cui viaggia la fiaccola olimpica diretta a Marsiglia sta affrontando la navigazione in uno dei tratti di mare più trafficati al mondo, vale a dire lo stretto di Messina, lo state vedendo. È accompagnato anche da mezzi navali e aerei della Guardia Costiera che monitorano costantemente la navigazione del veliero stesso. All'Assemblea della Coldiretti etenea, grido di allarme degli agrumicoltori in difficoltà per la crisi irrigua e l'invasione dei prodotti stranieri commercializzati come italiani. Senza politica a sostegno il settore rischia il collasso. La siccità non piove da un anno, preoccupa gli agrumicoltori e mette a rischio anche la zootecnia isolana e dalla regione siciliana nessun sostegno per contrastare i mancati ricavi in seguito alla grave crisi idrica i cui riflessi potranno avere ricadute peggiori in estate. Poi la questione delle produzioni medinitali, troppi prodotti della terra importati da paesi stranieri e venduti come italiani. Col Diretti Catania ieri alle ciminiere nel corso di un'assemblea pubblica ha posto l'accento su siccità e mercato di tutela, garanzia delle nostre produzioni mortificate da politiche agrarie poco protettive verso l'agricoltura italiana, incastrata nel complesso meccanismo del libero mercato europeo. Patiscono la sede delle campagne siciliane e il comparto cerealicolo il più esposto, in quanto connesso alla produzione e alla fornitura di foraggio. I produttori alzano la voce e chiedono contributo al sostegno della categoria. Ignazio Belfiore, produttore cerealicolo. Già anche l'altro anno abbiamo avuto delle grosse problematiche, ma mai come quest'anno. Non abbiamo in tutta la provincia di Catania e penso anche per tutta la Sicilia possiamo fare del raccolto, in particolare per la parte cerealicola. Ma non solo questa, un'altra problematica importante sono gli allevatori che non c'hanno non solo la perdita come l'abbiamo avuta noi, ma non c'è neanche cosa dare agli animali perché non ci sarà paglia, perché non ci sarà fieno, non ci sarà niente. Quindi è un'annata, una catastrofe per quest'anno, per per, non solo per, nel Catanese ma per tutta la Sicilia. La tenuta del sistema agrumicolo isolano, senza acqua, nulla, sacrifici e investimenti. Se crolla la produzione nei campi, recuperare i costi sostenuti sarà complicato. La pezzatura di limoni e arance ridotta ha verificato il lavoro di un'intera stagione, adesso il pericolo investe tutto il settore degli ortaggi e la produzione della frutta. Siamo diciamo, purtroppo in ginocchio, le piogge mancano ormai da, da quasi un anno eh, per cui diciamo, le nostre diche sono vuote, la nostra montagna, la nostra Etna è assolutamente senza neve che è il, diciamo, il bacino che fomenta tutte le nostre, eh, tutti i nostri pozzi per cui siamo in questo momento veramente molto molto disperati perché non sappiamo come dover affrontare un'altra stagione in rigua eh, è abbastanza calda soprattutto. Il telegiornale finisce qui, vi ricordo che potrete seguirlo sul sito retv.it e sui nostri canali social. Il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta è rinviato da domani a partire dalle 14. Ringrazio in regia Fulvio Ferrauto e Carmela Fagone e vi auguro la buona serata. Arrivederci.